Dato che papà si è scordato il mio zaino, si merita una bella punizione. Madonna, ma tu cosa ti sei mangiato ieri sera? E lei è Esther. No. Com'era? Ma lei, vabbè. Io sono Ilari e lui è Stefano. Allora, funghetti, oggi è un video veramente strapazzo. Strapazzo, perché ragazzi, stiamo aspettando la mamma di Ilari, perché sapete cosa facciamo? Da domani Ilari tornerà a scuola. Quindi, dato che Ilari è felicissima, adesso stiamo aspettando la mamma. Ila, come? Ma adesso abbiamo iniziato il video, che è sta l'anno, scusa. Dai, per favore, Ila, abbiamo adesso iniziato il... Oh, Ila, Ilari, Ilari, Ila, Ila, stoppa il video, stoppa il video, stoppa, stoppa. Ma mi stai facendo in giro? Chi c'è da ride? Sono questi scherzi da fare, scusami, eh. Io voglio sapere una cosa, Ila, perché non vuoi andare a scuola? Dammi almeno un motivo. No, perché io l'altro anno stavo all'asilo e ora devo andare alla prima elementare. E cambierò amici. E poi maestre, uffa, io voglio rimanere con le maestre e i miei amici. Cosa vedete, vi dico, io prendo e scappo proprio. Ilari, Ila, vieni qua. Ilari, per favore. Ma è possibile, Ilari, guarda che iniziamo malissimo, eh. Ila, cioè non si può fare questa cosa, eh. Dobbiamo, Ila, bisogna iniziare la scuola. Arri. Ila, porca miseria. Ah, la spalla! Ilari! Ma che è successo? Ilari! Ma dove è andata Ilari? Non lo so dove è andata! Aia! Se la becco, guarda, questa volta me la paga! Vabbè, ma che cosa è successo? Non so... Ilari! Vieni qua! Ilari! 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 Allora, che è successo? Manda a scuola, quest'anno comincia la prima elementare. Per favore. Ma eri tutta contenta l'altro giorno. Non voglio entrare. Ma mi puoi spiegare il motivo? Perché io, quando ho detto che sono felicissima, era tutto finto. Ma perché era finto? La scuola nuova. Perché io ero a scuola. Ma da quando, scusa? Mi piaceva tanto andare a scuola. Certo, lo giro. Vabbè, ti dico la verità. Vai. No, la verità è che lo zaino non mi piace. Quale? Quello che ti abbiamo comprato? Ma è così carino. Ma non mi piace. Ok. Allora mi sa che è proprio il momento della sorpresa. Mamma ti ha fatto una sorpresa. Quale? E sono sicura che ti piacerà. Allora, questa sorpresa. Unghetti, siete pronti? Io sì. E voi? Pronti? Partenza! Go! Ta-da! Wow, sono vero dentro! Ma come si apre così? È molto facile. Basta che schiacci con dei pulsanti. Bravissima. Guarda quanto è spazioso. Wow, sono vero dentro! Sì, e quello è l'astuccio. Io ho visto sempre gli astucci che si aprono. Guarda dentro che cosa c'è. Esiste un tu. Eh già, però le cose erano prese nell'astuccio. Ragazzi, questo è il mio zaino per la prima elementare. Vi piace a voi? Ragazzi, vi faccio una battuta. Chi vince tra la macchina gialla e la macchina rossa? Che cosa avete detto? Rosso, no! Vince il giallo perché è già là. Giallo all'arrivo. Già là. Già là. Ma... sono mosse? No. Lo vuoi provare? Lo vuoi provare? Lo proviamo? Sì. Beh. Vabbè, lo stringiamo un po', vuoi? Oh, dove va? Muovi un po' le orecchiette. Mamma mia, che bello! Destra, sinistra. Ragazzi, spingete qua. Muovetevi le mani. Mamma,
esempio. Lì. E papà, dove è finito? L'abbiamo lasciato lì per terra. Ah, aspetta. Perché non gli facciamo altri tre scherzetti? Tre. Sì. Dato che papà si è scordato il mio zaino, si merita una bella punizione. Wahaha. E che punizione? A che punizione pensavi? Un gattone oppure un gavettone? No, dentro casa niente gavettone. Fuori? Ma se sta sdraiato lì per terra? E lo trasciniamo, tanto lui si è addormentato senza usare una qua. Ho un'idea migliore. Adesso trasciniamo papà nella vasca da bagno, lo mettiamo là dentro e lo bagniamo. Riempiamo tutta la vasca. Con lui dentro. Tanto non sentirà niente. E poi diciamo papà, 4-5. Amiche. Amiche sempre se, più. No, amiche sempre più. Ah, ma è cambiato. Amiche sempre più. Ragazzi, si è addormentato. Senti, ma è rosso. Allora, aiuta. Mamma, aiutami. Sì. Aspetta. E le gambe. Sì. Piano, piano, piano. Mangiato ieri sera. Meno male che ho portato nella vasca, Ilari, perché pensa che un po' non si fa la doccia. Dai, vieni, vieni. Ho capito, Ilari, pesa, mammina, non è che tu mi stai dando la mano, Dai, mamma, vieni. Eccomi. Madonna mia. Adesso dobbiamo mettere nella vasca. Metti zigo. Non ti sembra facile a te. Abbassa la voce, però che molto mi sente. Puzza, vieni. Ho troppo un naso. Papà si arrabbierà tantissimo. Va bene, però mamma ti devi subire la testa, No, no, va bene così, va bene così. Sai, vale molto da aprire. Mancano 10 secondi. Sì. 10. Ma che stai a te? Mancano 10 secondi 10, di cosa? 9. 8. Ragazzi, ora papà si arrabbierà tanto, ma voi non l'avete mai fatto? Perché io sì, lo sapete? Io non credo che loro l'abbiano mai fatto, Ilari. Proprio di no. Perché tuo padre adesso ti metterà in punizione per una settimana. Secondo voi mi metterà in punizione per tutta la settimana? Secondo me sì. 1, 2, 3. Alza, alza. Mi sono asciugato. Io adesso, se becco Ilari, questa volta veramente, ragazzi. Cioè, Ilari, io spero per te che non ti fai trovare, perché se ti becco. Adesso io mi vado a cambiare e non mi riconoscerà mai. Ilari, questa volta veramente ti metto in punizione per 100 anni. Ragazzi, non mi riconoscerà mai. Adesso guardate quello che vi faccio. Servirà dello scotch. Quando aprirà la porta sarò bloccato. Adesso lo devo solo chiamare e cos'era? Papi, sono qua! Ilari, tanto di becco, tanto... No. Allora, perché se ti becco, questa volta Ilari qua... Tanto lo so che mi devo... Ilari! Ah, sta di là! Preparati che sto arrivando! Stavolta ti prendo, Ilari! Ilari! Ma che ho la cedetta! Ma che cavolo è questo? Ilari! Posso dargli una mano? Ilari! Ilari, sei tu? No, io sono una vecchietta! Beh! Una vecchietta?
tu saresti una vecchietta? Ma pensi veramente di fregarmi a me che io adesso credo che tu sia una vecchietta e Hilary non c'è a casa? Credo che è ora di... Scusa un attimo. Hilary! Hilary! Beh, noi ci vedremo domani con un altro bellissimo video. Ciao, funghe!